Salis, a cui è dedicato il sentimento di questa settimana, che è dignità. Benvenuto a Sigfrido Ranucci. Eccolo qui, sei arrivato anche di sabato, perché diciamo la notizia delle dimissioni di Sgarbi ti coinvolge. C'è un'ultimissima agenzia in cui l'ex ormai sottosegretario dice a voi delle cose, ora la leggiamo. Cerchiamo intanto di ricostruire il filone di queste dimissioni. Abbiamo una disposizione dell'antitrust che ha dichiarato Sgarbi incompatibile, poi c'è, e non c'entra, perlomeno in base di questo alla legge non parla, sì. In base sì sul conflitto di interesse, e poi c'è il filone che riguarda i quadri, di cui vedremo poi una clip dopo, ma che non sono stati diciamo citati da Sgarbi come motivo delle sue dimissioni. Di sottofondo c'è questo scontro con il ministro Sangiuliano, ministro della cultura, ministro di cui era sottosegretario appunto Vittorio Sgarbi. Sì. Beh, diciamo ecco, la vicenda, l'annuncio è stato proprio venerdì, presenterà le sue dimissioni. Nasce da questa inchiesta dell'antitrust che ha preso in considerazione della documentazione che è stata inviata dal ministro Sangiuliano. Mi dispiace che sia stato insomma apostrofato pesantemente, perché Gennaro Sangiuliano secondo noi è una persona per bene, uno che sa fare anche il suo mestiere. Nasce tutto quanto da delle lettere anonime, dice Sgarbi. In realtà inizialmente era un anonimo estensore, però io l'ho portata perché questa mail da cui nasce tutto quanto praticamente è anonimo, è questa qui, però se tu leggi il dominio da cui viene mandata già eventi, fa capire @vittoriosgarbi.it, cioè questo già fa capire che nasceva l'indirizzo... da qualcuno. Il dominio era quello di una persona che lavorava con Sgarbi, quindi... E viene inviata, scusa, fammi viene vedere così tutta una serie di perché... enti pubblici, sì, anche governo, ufficio stampa governo, segreteria al direttore, tutti i ministeri vedo qui, capi di gabinetto. Sì. Sottosegretario. Questa viene inviata mesi fa. E cosa diceva questa mail? Diceva sostanzialmente, parlava proprio delle incompatibilità, di come Vittorio Sgarbi gestiva alcuni eventi pubblici come conferenziere, come autore di prefazioni, come lezioni, dove lui ha partecipato nel ruolo anche di già investito dei panni di sottosegretario. Ora, quello che va detto è che questa mail l'avevamo ricevuta anche noi, insieme ai colleghi del Fatto, e che però era sì una lettera anonima, ma noi poi dopo abbiamo trovato chi l'aveva mandata, è questo signore Dario Di Caterino, che diciamo noi domani avremo in esclusiva un'intervista a questo signore, che ci spiegherà le modalità con cui avvenivano queste conferenze. E quindi diciamo che non è più anonimo da mesi ormai, perché era noto già a partire da ottobre-novembre. Voglio dire che da allora ad oggi il sottosegretario ha realizzato ben 121 eventi privati, pur ricoprendo la carica di sottosegretario. Che sono quelli che l'antitrust ha detto non li puoi fare non se li potrebbe, sei esatto, non li avrebbe sottosegretario fare della cultura. Neanche poi, gratis. Neanche gratis. Che avrebbe guadagnato €300.000. Però anche se fossero stati fatti gratuitamente non erano comunque compatibili con la carica istituzionale. Ovviamente Sgarbi ha detto che ricorrerà al TAR, quindi vediamo quello che accadrà. Aggiungo quest'ultima nota appena uscita. Dietro la sistematica campagna di diffamazione non c'è alcuna inchiesta giornalistica, ma l'uso criminale delle accuse di un pregiudicato Dario Di Caterino. Dopo, ora ne parliamo, c'è tanto di cui parlare, c'è anche il vostro servizio sui famosi quadri, Rutilio, Manetti, mai potevamo immaginare che sarebbe diventato così famoso davanti a tutti. E Valentin de Boulogne. Vi mando la pubblicità, ma restate con noi perché insomma di cose da raccontare ce ne sono veramente tantissime, oltre ovviamente ai risvolti politici di questa vicenda. Tra pochissimo, pochi minuti. Eccoci qui, stavamo commentando questa mail che ha dato il via insomma alla decisione poi dell'antitrust, nonché alle inchieste giornalistiche. Vieni con me, accogliamo la nostra coinè Sigfrido, c'è Antonio Padellaro, Elena Stancanelli, Pietro Senaldi e il nostro adorato Gianni Gnocchi. Accomodati qui. Ben trovato Antonio, direttore. Ciao Elena.
Ciao Eugenio, dov'è Senaldi? Ciao. Senaldi si è perso. Ciao. Ecco, che combini? Vieni. Ti hanno trattenuto. Allora, riprendiamo da questa, diciamo, risposta che stava dando Sgarbi, questo l'ex sottosegretario critico d'arte, famosissimo Vittorio Sgarbi, che appunto ha appena fatto uscire questa nota: dietro la sistematica campagna di diffamazione c'è l'uso criminale delle accuse di un pregiudicato donato Dario Di Caterino, ha dichiarato al Fatto di essere l'autore fingendosi quello che non era, solo allora, pensando di attenuare la sua posizione davanti all'autorità giudiziaria, non è mai stato un collaboratore ministeriale. Sarebbe bastato fare una semplice verifica al ministero per appurarlo. Sigfrido, concludi, cioè, sì, aggiungiamo. Non è stato mai collaboratore ministeriale, perché ha cercato di avere un contratto, anche non c'è riuscito, però è stato un collaboratore di Sgarbi, ha organizzato, l'ha aiutato ad organizzare alcuni eventi e proprio in quella qualità ha raccontato dei particolari, ha potuto dare, fornire delle raccontare quello che è successo in questi 121 eventi in cui Sgarbi ha partecipato, appunto, eventi pubblici nei panni di sottosegretario. Ora, che sia abbia avuto dei problemi con la giustizia è vero, però noi questo informatore è importante che dica la verità nel momento in cui dica certe cose. Questo, noi abbiamo lavorato con il collega del Fatto, Thomas Mackinson, diciamo in maniera anche abbastanza rigorosa per quello che riguarda il nostro lavoro. Abbiamo potuto appurare chi ha detto la verità, fatto che poi è stato confermato dalla lettera dell'antitrust. Direttore Padellaro, dunque, ti hanno stupito queste dimissioni? Da tempo sapevamo che c'erano scontri fra Sgarbi e San Giuliano, il dispositivo dell'antitrust lo abbiamo detto, c'è poi sotto traccia il tema dei quadri. Io mi aspettavo che Giorgia Meloni mandasse un mazzo di rosse rosse all'antitrust, perché diciamo che l'antitrust gli ha tolto una castagna dal fuoco, niente male, come Sgarbi, perché è evidente che Sgarbi era diventato un motivo di imbarazzo all'interno del governo, anche perché Sgarbi è stato nominato su richiesta di Silvio Berlusconi, cioè lui non appartiene a nessuno dei tre partiti che fanno parte del governo, era un'indicazione di Berlusconi, con cui aveva un rapporto strettissimo, anche perché insomma in altre epoche aveva fatto campagna contro i giudici a favore di Berlusconi. E comunque oggi ricordiamo, è indimenticabile la campagna anche per cercare di far votare Berlusconi presidente della Repubblica, no? Fu in Parlamento lui che, diciamo, telefonava, diceva votare Berlusconi. Un rapporto strettissimo, e non scomparso Berlusconi, lui era un po', diciamo, un sottosegretario di nessuno. Poi si è messo in contrasto con il ministro, con San Giuliano, è chiaro che era diventato un problema, soltanto che il governo non poteva accettare la richiesta di dimissioni fatte dall'opposizione. Ogni volta che l'opposizione chiede le dimissioni di qualcuno lo rafforza, questo lo sappiamo, una regola. Non poteva assumersi le dimissioni come governo per ovvi motivi, per non creare problemi. Finalmente, lo vedo dal punto di vista del governo, è arrivata la pronuncia, la decisione dell'antitrust, e così, guarda, anche per quanto riguarda la Santanchè e altri casi, non ci saranno mai dimissioni imposte finché non arriverà un provvedimento della magistratura, perché ormai questa è la tecnica. Quindi Sgarbi se la deve prendere non tanto con chi fa il nostro mestiere, lo ha fatto in una maniera esemplare, ma se la deve prendere con chi ha permesso all'interno del governo che lui operasse. Tra l'altro, una cosa, e finisco, lui ha guadagnato anche bei soldini, perché sì, questo aspetto del contrasto tra il suo ruolo di sottosegretario, le cose che non poteva fare, sì, ma ha guadagnato circa 300.000 euro, che non sono pochi, tutti meritatissimi, ma se fai il sottosegretario non puoi fare il protagonista di altri eventi, guadagnando soldi. Comunque, anche scusa, gratis sarebbe stato. Comunque le dimissioni di Sgarbi hanno creato, cioè non sai se è più contente la maggioranza o l'opposizione. Tu è incredibile. Dici? È incredibile. Non ma poi so. Tra l'altro posso non dire saprei, una cosa? Non è detto che Sgarbi si dimetta,
perché pare, è una notizia dell'ultima, no, pare una notizia dell'ultima ora, che ci sia un legame di parentela tra Sgarbi e la Meloni. Quindi potrebbe essere che... Dai, allora, secondo filone riguarda appunto il Rutilio Manetti e il... Però volevo dire una cosa, che quella che viene passata per una scelta etica, le dimissioni, secondo me, conoscendo un po' Sgarbi, anche avendolo studiato in questi, nasconde una scelta venale, perché... lui nell'incompatibilità poteva scegliere di continuare a fare il sottosegretario, invece va a fare il conferenziere dove guadagna molto di più. Ecco, questo ci tengo a dirlo, che l'ha detto anche tra le righe nel comunque congresso. speriamo che continui a essere protagonista mediatico, perché è una pacchia per noi. Non possiamo perderci di Sgarbi. Allora, personaggio flamboyante, poi commenteremo anche questo. Andiamo per ordine, andiamo ai quadri e poi Pietro mi spiega, perché Sgarbi dice una cosa, no? Dice: io mi avete chiamato proprio perché io facevo il conferenziere, il motivo per il quale io sono sottosegretario è perché ero famoso come divulgatore. Certo. Vediamo i quadri. Febbraio 2013, Castello di Buriasco. La signora Margherita Buzio scopre che ignoti si sono introdotti nella sua proprietà e con un taglierino hanno asportato una preziosa tela di Rutilio Manetti, sostituendola con una foto. Vedete che questo è un plastico? Qui ci sono ancora dei fili del vecchio, della vecchia tela. Ah, qui c'è un pezzo ancora. Guarda. No, ragazzi. Senta, ma come mai proprio Paolo Bocelli, il suo collaboratore e amico, andava a vedere il quadro pochi mesi prima del furto? Non so cosa faccia Bocelli. E come mai lo stesso Bocelli consegna quest'opera qui a Mingardi? No, è una strana coincidenza, non crede? Sono coincidenze. Sono due versioni di uno stesso autore, probabilmente una delle quali stava alla Maidalchina e una stava in questo castello, che io non ricordo. E Mingardi come fa a avere la foto di questo dipinto, di un'opera rubata, professore? Mingardi ha la foto e l'opera rubata e sostiene che è stato lei a consegnare quell'opera a lui. Ma gliel'ha consegnata Bocelli o gliel'ha consegnata? Gliel'ha consegnato Bocelli per conto suo. Allora sarà un problema di Bocelli. Ah, sarà un problema di Bocelli, va bene. Professore, il problema è suo perché l'opera c'era lei e qualcuno dovrà pur fare una verifica. Io ho un'altra opera, questa. Io chiamo i carabinieri e gli faccio fare la verifica. Insomma, la sua opera risulta rubata, professore. Non può essere rubata perché stava alla Maidalchina e quindi... Professore, se non ci vuole parlare io non la inseguo. No, non voglio perché... parlare, non capisco, c'è la polizia. Presidente... voglio parlare, non so chi sia. Pare che l'opera che lei ha esposto qui, a Lucca... Sì, sia una fotografia. Una copia digitale. Ha esposto un falso, professore? Gli unici falsi siete voi. Sgarbi è sotto inchiesta anche per un altro quadro. Questo. Si chiama Concerto con Bevitore ed è attribuito a Valentin de Boulogne, forse il più importante caravaggesco. Valore fino a 5 milioni di euro. Secondo la procura di Imperia che lo indaga, Sgarbi lo avrebbe esportato illegalmente con l'intermediazione di un suo amico. È un dipinto che, essendo in Italia, andrebbe garantito al patrimonio pubblico. Chiunque abbia cercato di esportare il dipinto ha fatto un'operazione un po' discutibile, diciamo così. Il quadro è stato sequestrato, il Valentin, no? Lei poi ha fatto istanza di sequestro per dire no, non è giusto che me l'abbiate sequestrato. Ma perché non era mio, perché il dipinto non è mio, è di un signore. E manco quel signore l'ha fatta. L'ha fatta perché è morto. Allora, dice Antonio Padellaro, alle mie spalle la cattura di San Pietro con candela e senza candela, ne avete parlato ampiamente, ne riparlerete ovviamente domenica. Dice Padellaro, l'antitrust ha fatto un favore a Meloni perché in qualche modo ha tolto le castagne dal fuoco, cita il caso Santanchè, e oggi Massimo Franco sul Corriere della Sera diceva che ci sono, oltre al caso Santanchè, c'è anche il caso Pozzolo. Ricordo il caso Pozzolo, oggi c'è la notizia, no, che hanno trovato il DNA di altre due persone, il pistolero, presunto pistolero di Capodanno di cui ancora non si hanno certezze. Ecco, è così? Meloni non ha parlato in tutti questi mesi, anche se c'era uno scontro, insomma, importante fra un suo ministro importante e un sottosegretario della visibilità e del carisma di Vittorio Sgarbi. Allora, io ho letto l'articolo di Franco, io non sono d'accordo. Secondo me sono tre vicende, perché unirle? Non ha nessun senso. Anche la posizione del Premier rispetto a Sgarbi, rispetto alla Santanchè, sono posizioni ben diverse. E quindi secondo me è forzato unirle, senza dubbio. Sgarbi ha colto l'occasione dell'antitrust perché è quella
che lo fa uscire meglio, no? Perché non è che a tutti era nota l'attività di Sgarbi, no? Ha fatto più di 100, non so quanti eventi. Cioè, 121. E ma quindi sarà, cioè, voglio, non è che li tenesse nascosti. Ti faccio sentire Sgarbi come ha reagito, come ha annunciato le sue dimissioni, attaccando sia il suo ministro, così aggiungo un altro tastello, sia ovviamente, come abbiamo detto ampiamente, Fatto e Report. Vai, aspetta, dopo ti ridò la parola, aggiungo questo tastello. San Giuliano l'ha sentito? No, diceva che sono settimane che non vi parlate. Sì, sì, non ci parliamo dal 23 ottobre, quando lui mi ha dato la delega per andare a occupare della Carisetta. D'altra parte non è che potevo sentire una persona che riceve una lettera anonima e la manda all'antitrust. Le lettere anonime si buttano via, gli uomini che hanno dignità non accolgono le lettere anonime. L'antitrust dice, dalle lettere anonime che abbiamo ricevuto, le ha inviate il ministro, dalle lettere anonime. Cioè tutto quello che loro hanno dichiarato deriva da lettere anonime. Qui c'è detto Sgarbi è andato qua, è andato là, è andato da Porro. Alla fine io ho dato le carte che mi hanno chiesto e corrispondono tutte le cose che ho fatto, secondo me, legittimamente, presentazioni, mostre, spettacoli, e che oggi loro ritengono, come se fosse una professione, incompatibile. Sono oggetto di una persecuzione mediatica evidente su questioni inesistenti o su questa supposta incompatibilità. Sono scritti di un giornale 65 articoli, l'altro giorno in una sola edizione 6 articoli contro di me e una vignetta in cui mi si dava della testa di tanto per dire la delicatezza, una vignetta precisa di Mannelli, e quindi ringrazio anche Mannelli che è comunque spiritoso, non ho paura della satira. E poi ho avuto trasmissioni televisive 5 o 6 contro, su costruzioni inverosimili, su dipinti acquistati, come uno acquista i dipinti, non è che uno è colpevole di acquistare i dipinti. Quindi su questo non è che c'è una persecuzione, c'è stata un'azione precisa per portarmi alle dimissioni. Bisogna chiedere se lui ha lavorato per il governo, no? Allora, questo è il punto, consapevolmente o inconsapevolmente. No, allora io credo che sia, come è finita in gloria e alla fine conviene anche a Sgarbi, che torna ai suoi affari, si leva in parte dai riflettori, perché comunque le posizioni di governo ti puntano naturalmente il riflettore, continua a fare gli affari suoi e poi le vicende giudiziarie se le sbrigherà da solo, senza coinvolgere il governo e senza che per forza, diciamo così, sai, se una vicenda giudiziaria coinvolge un sottosegretario diventa un caso nazionale, invece questo è un caso personale. Comunque la lettura è vera, l'ha data Padellaro, cioè lui ha perso la persona che aveva imposto la sua nomina al governo. Qual è l'azione politica in questo caso? Nel non aver rispettato la calendarizzazione della mozione di sfiducia, cioè è stata rinviata, io a questo punto penso, sapendo che stava per arrivare la lettera dell'antitrust, cioè la politica non si è presa la responsabilità di dimetterlo. Non so se siete d'accordo, si può aggiungere un elemento. Io ho l'impressione che Sgarbi, no, più di un'impressione, subisse un po' il fatto che era stato nominato ministro della cultura un personaggio che ha la sua storia come Gennaro San Giuliano, ma che lui riteneva non al suo livello. Va anche detto che non è la prima volta che capita, cioè, ti ricordi gli scontri epici con Urbani? Con Urbani, cioè lui si trova sempre nella condizione di essere il più titolato a fare il ministro della cultura e poi viene sempre superato per ragioni di equilibrio. Ma è normale che ci sia un sottosegretario sotto inchiesta per una questione così scabrose come la storia dei quadri e nessuno nel governo dica qualcosa? Per carità. È una domanda con la risposta incorporata. Va detto anche un'altra cosa, Elena, vengo da te, perché ho la sensazione che a Vittorio Sgarbi, che è appunto il personaggio che tutti conosciamo, si sia negli anni, come dire, perdonato tanto, perché poi comunque lui è sicuramente un grandissimo divulgatore, un grande affabulatore. È divertente. È molto divertente, è molto colto. Aggiungo anche una serie di attività che lui ha, oltre a quelle di conferenziere. Attualmente è sindaco di Arpino, prosindaco di Urbino, assessore alla bellezza a Viterbo, presidente della Fondazione Ferrara Arte, del Mart di Rovereto, del MAG di Riva del Garda, commissario per le arti di Codogno, è stato per 5 legislature parlamentare, europarlamentare, addirittura è stato assessore alla rivoluzione del comune di Baldissero d'Alba. In un paese nel quale nessuno vuol fare il sindaco perché c'è la paura della firma, l'unico che vuol fare il sindaco sempre è Vittorio Sgarbi. Era anche nella Fondazione Canova che però l'ha dimesso. Non lo so.